amministrazione pari a 2.626.000 euro, registrando un po' più piano, registrando un incremento del 21% circa rispetto al 2014. Nel 2014 l'avanzo ammontava a 3.301.000. La diminuzione è stata determinata principalmente dall'utilizzo di quota dell'avanzo amministrazione nel corso dell'esercizio del 2015. L'avanzo è così composto: 1.243.000 fondi accantonati, 81.000 fondi vincolati, 64.000 fondi per il finanziamento e spese in conto capitale, 1.238.000 fondo non vincolato. L'importo dei fondi accantonati è determinato dall'accantonamento per la valutazione crediti a fronte di crediti incerti e dubbi conservati fra i sedi attivi, mentre l'importo dei fondi vincolati è determinato da accantonamenti di legge. A differenza degli ultimi anni, in cui le regole del patto di stabilità in termini di competenza mista limitavano l'utilizzo di avanzo amministrazione, si apre, veramente lo dico, per il 2016 uno spiraglio che consentirà di applicare una quota di avanzo di amministrazione nei limiti determinati dai nuovi equilibri di finanza pubblica, circa 500.000 euro, con atto consigliare che verrà adottato successivamente all'approvazione del rendiconto 2015. Tale spazio è ulteriormente ampliato grazie all'applicazione articolo 1,713 della legge di stabilità, che ci consente di escludere euro 67.500 da un nuovo saldo di competenza potenziata per interventi di edilizia scolastica su un importo complessivo pari a euro 152.000, importo concesso a seguito di richiesta presentata dal Comune e attribuito con DPCM del 27 aprile 2016. In conseguenza di questa esclusione si potrà utilizzare pari importo di oneri di urbanizzazione che inizialmente finanziava appunto l'intervento sulle scuole medie a beneficio di altri interventi. Questa esclusione dalle spese 2016 dimostra che se le amministrazioni comunali hanno progetti pronti e partecipano ai vari bandi, le risposte sono quasi sempre positive. L'avanzo di amministrazione può essere generato a molteplici fattori, ciò nonostante costituisce un indicatore generalmente positivo in quanto evidenzia a posteriori la copertura finanziaria delle spese rispetto al bilancio complessivo, indica che l'andamento effettivo delle entrate è generalmente in linea con quello delle uscite, attesta consuntivo rispetto agli equilibri generali e costituisce pertanto un sintomo di corretta gestione finanziaria. Sul fronte della competenza si registra un avanzo di euro 419.400, di cui 380.000 derivati al fondo di crediti di dubbia e difficile esazione, per cui la differenza fra i due importi è pari a 39.400 euro. E questo significa, rispetto agli anni scorsi, anche lo stesso anno 2014, che gli uffici hanno lavorato con molta puntualità sia sul fronte delle entrate sia sul fronte delle spese. Le principali entrate in competenza sono rappresentate dalla sanzione amministrativa e pecuniaria 14.600 euro, trasferimento conti correnti dallo Stato alle entrate 10.300, tarso riversamento eccedenti anni precedenti 6.700, diritto di segreteria istruttoria 6.000, vincolo di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani iscritta al patrimonio 5.800, tassa sui rifiuti recupero evasione 4.900, canoni occupazione spazi aree pubbliche 4.500, introiti in borse diverse personale 3.600. I principali minori, queste erano le maggiori entrate di competenza. Le minori entrate di competenza sono 3.000 euro, rimborsi derivati ai proprietari di tombe di famiglia, fitti attivo non rilevanti al fine di IVA 3.200 euro, imposta comunale sulla pubblicità 3.600 euro, tare addizionali provinciali su tare se recupera evasione 4.100, importi e rimborsi diversi, servizi e procedimenti concertativi 5.000, contributo dal MIUR per verifiche solare scuola media 6.000, contributo a sponsorizzazione e commercio rilevanti al fine IVA 6.100, contributo della provincia per interventi in priorità al programma annuale di manutenzione ordinaria sulla difesa del suolo 8.400, sui RID.
imposta municipale proprio 59.300, TASI servizio sui servizi indivisibili 106.000. Le principali maggiori entrate dei residui sono rappresentate ICI, elenco accertamenti del 2014 27.500, elenco accertamenti IMUP ancora del 2014 2.100. Le minori entrate dei residui sono rappresentate ICI anno 2011 95.100, IMU anno 2014 46.500, addizionale comunale IRPEF anno 2014 9.000, elenco accertamento d'ufficio TARSI 101.100, avviso di pagamento TARSI anno 2013 attivo gli anni 2007-2012 22.900, sanzioni amministrative per violazioni codice della strada 16.800, nuova strada piano di zona via di est 2.100, rimborso elezioni europee maggio 2014 appunto 2.000. Le minori spese dai residui sono rappresentati da censi, canoni e livelli alte prestazioni passive 21.800, energia elettrica e mobili 11.300, esternalizzazioni e sanzioni amministrative 4.300, realizzazione segnaletica orizzontale 3.100, energia pubblica elettrica 6.200, materiali di consumo per manutenzione ordinaria impianti di amministrazione pubblica 27.500, adeguamento tariffa smaltimento rifiuti 15.600, servizio refezione scolastica anno 2014 3.000. Le principali minori spese della competenza sono rappresentate dal fondo indennità posizione organizzativa e retribuzione 4.100, servizi sanitari 4.200, contributo alle spese di riscossione della quota di tariffa servizio fognatura 4.000 e 4.500, IVA debito del comune da versare all'erario 5.600, pensione integrazione trattamento di coscienza a carico del comune 7.500, servizio affissione 7.500, restituzione di tributi 35.800, fondo rischio per passività potenziale 18.000, fondi crediti esigibile esercizzazione 380.000. Queste ultime due somme si economizzano per espressa disposizione di legge e confluiscono la parte accantonata dell'avanzo amministrazione. In base a quanto disposto dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 296-2006, la spesa di personale all'ordine degli oneri riflessi a carico dell'ente sostenuta l'anno 2015 è contenuta nei limiti di legge, limite determinato dalle medie delle spese sostenute nel triennio precedente. Nell'anno 2015 la spesa rilevante è stata di 1.636.000, mentre la media del triennio è 1.657.000. Il risultato ottenuto dalla gestione 2015 è soddisfacente, le condizioni indispensabili per garantire il pareggio di gestione. Un'analisi dettagliata presenta le azioni contro la gestione approvate dalla Giunta. Nel 2015 il patto di stabilità è stato rispettato senza dover assolutamente rallentare i pagamenti. Nella relazione della Giunta a rendiconto sono evidenziati i risultati dei programmi previsti nel documento unico di programmazione. Nella parte del rendiconto relativa alla cosiddetta contabilità economico-patrimoniale, il conto economico rappresenta un risultato di esercizio negativo pari a €425.000, determinato essenzialmente dagli ammortamenti economici che non sono invece presenti alla contabilità finanziaria. La relazione del revisore dei conti conferma nel medio che l'operato dell'amministrazione comunale è conforme alla norma. Devo anche poi ringraziare gli uffici che hanno lavorato, diciamo, sul rendiconto 2015 e in modo particolare, come sempre, diciamo, la ragioniera Anna Dolla, che è il punto di riferimento, diciamo, dal punto di vista tecnico e contabile per quanto riguarda l'amministrazione comunale. Io sono qui a disposizione per quello che posso dare delle risposte, poi ci sono le posizioni organizzative che in modo particolare la dottoressa Anna Dolla e la ragioniera Lipida, che sapranno, diciamo, dare anche eventuali risposte di carattere tecnico, anche se so che le minoranze sono state anche a confronto con gli uffici, perché teniamo conto che questo non è bilancio, questo è rendiconto, diciamo, di attività finanziaria, perciò è fortemente di carattere non politico ma tecnico, perché deriva, diciamo, dall'andamento, diciamo, che viene fotografato, diciamo, dal modo particolare dell'ufficio ragioneria per quanto riguarda tutto quello che è successo nell'anno precedente, cioè del 2015. Apro la discussione.
Sì, appunto questo è un documento tecnico, quindi i nostri dissensi nell'anno sono state fatte sulle varie operazioni che qua poi vengono fotografate, quindi operazioni che andassero bene o meno bene, ma qua è il risultato. E, piacevolmente siamo rimasti, siamo felici di quanto poco, non ancora del tutto, però si è molto diminuito lo spreco, tra virgolette, quindi quest'anno si è riuscito a calcolare bene, a ottimizzare, a spendere il più possibile, che detta così sembra brutto, però a non sprecare, quindi grande merito agli uffici, probabilmente essendo forse un anno successivo all'ingresso di nuove tasse, quest'anno si è riuscito a valutare un po' meglio, mentre negli altri anni per tre anni diversi, tre tipi di tasse diverse, non era proprio così banale e semplice. E avevamo avuto dei dubbi sui residui attivi, ma oggi in maniera molto chiara l'IPE è riuscito a spiegarci tutto. E grandi complimenti qua vanno agli uffici, perché voi qua poco centrate come non saremmo centrati noi, ma riuscire a compilare questi bilanci è sempre più difficile, perché le leggi cambiano ogni mese probabilmente. E qua è un vero esercizio che fanno fare a volte anche abbastanza inutile, perché se penso anche al conto economico è fine a sé stante, è fine a sé, cioè non serve a nulla, sì, ci dà un valore che non esiste, i bilanci sono completamente diversi da quelli privati, per cui spesso sono poco confrontabili con la realtà, perché qualcosa entra nella parte finanziaria, qualcosa non entra, qualcosa va nel conto economico, qualcosa non ci va, quindi non si riesce mai a avere un reale sentore di quello che sta succedendo, solo gli uffici, e devo dire che da noi sono particolarmente bravi, quindi grazie a loro, grazie alle spiegazioni e al fatto che riuscite sempre a spiegare molto bene quello che fate, grazie. Altri? Da capo. Sì. Un anno fa eravamo qui a criticare un po' quello che era stato il bilancio dell'anno scorso per come si era chiuso. È evidente che anche noi cogliamo con soddisfazione la maggiore attenzione che probabilmente anche all'interno di tutta la struttura comunale c'è stata, forse il cruscotto è stato tenuto più sotto controllo. Abbiamo davanti degli impegni, perché se è vero che si è liberata la spesa un pochettino, è vero che certe cose con questo bilancio, sistema di fare bilanci complicatissimo, che è veramente incasinato, è tutto abbastanza complicato e difficile, però diciamo queste nuove aperture daranno delle possibilità a questo comune che l'amministrazione si appresta a cogliere, che però se non verranno confermati negli anni successivi rischiano di diventare un problema. Ecco, quindi un sollecito di rimanere sotto pressione per fare in modo che questa apertura, che per certi aspetti aiutano anche un po' la situazione, perché ci è stato permesso di spostare dei soldi nell'anno successivo e che verranno spesi in quest'anno, però sappiamo che abbiamo delle scadenze, se non cambierà di nuovo il bilancio, perché poi le regole qui cambiano di continuo. Quindi un sollecito agli uffici, che quest'anno sicuramente hanno fatto un miglior lavoro dell'anno scorso, e a tenere sotto controllo una buona collaborazione tra gli uffici, in modo che tutti gli uffici che hanno spesa riescano a comunicare puntualmente, magari in modo metodico, la situazione alla contabilità. E vediamo quindi che abbiamo davanti delle opere importanti che necessitano di essere finite entro l'anno, ripeto, sempre che non venga aperto qualcosa di buono anche per gli anni a venire. Quindi non abbiamo ancora stretto forse le cose e rischiamo magari di andare in ritardo. Volevo segnalare ancora sempre che è evidente
nel bilancio comunale, come sempre è stato, ma quest'anno ancora forse di più, quanto la spesa della, sulla spazzatura, diciamo, quella che è gestita con SAT, è una parte importante del bilancio comunale. Noi abbiamo fatto alcune osservazioni sui sistemi di gestione di SAT e stiamo verificando il sistema di controllo che c'è in SAT e ci sembra abbastanza, ma di questo poi ci faremo carico di confrontarci ovviamente con l'amministrazione, ci sembra un sistema molto labile. Sì, è vero che noi abbiamo due, come comuni, due persone all'interno, diciamo, degli organismi di SAT, ma è anche vero che non so se il tempo per fare un controllo puntuale e gli strumenti per fare un controllo puntuale siano possibili. Quindi chiediamo al Comune di tenere sott'occhio questa partecipata, questa gestione, perché sappiamo con tutte le partecipate andando a affidamento diretto porta dei vantaggi, ma porta anche degli svantaggi, che poi non ci si confronta sul mercato e che quindi l'appalto è sicuro. Le spese generali, ad esempio, di SAT sono a 12-80%, mi sembra, mentre tutte le altre aziende hanno spese generali di ben altro importo percentuale. Quindi un sollecito in questo senso. E una cosa che così l'anticipo un pochettino, così la dico in modo tranquillo questa sera. Sappiamo che sta per andare in porto la funicolare, quella che è definita la funicolare, l'ascensore di dei Bottini. Ecco, ci piacerebbe, ecco, se gli uffici riuscissero a organizzarsi in modo da tenere sotto controllo i costi di gestione dell'anno, del primo anno, insomma, anche per il futuro, per vedere cosa costerà la comunità. Io credo che ci siano gli strumenti per poterlo fare, chiedevo solo di ragionarci un attimino in questo senso. Non abbiamo altre grandi osservazioni da fare e approfitto per fare una dichiarazione di voto che poi si sposa anche con la delibera poi sulla variazione al bilancio. Noi voteremo contrario per i soliti motivi che non il bilancio è comunque con indirizzo politico un'azione dell'amministrazione, perciò non condividiamo in toto. Bene, una brevissima risposta. Prima la questione del lavoro degli uffici, anche se abbiamo il ragionamento dell'azzeramento dell'avanzo di amministrazione, non esiste, della formazione dell'avanzo di amministrazione non esisterà mai, anzi è opportuno avere qualche disponibilità in modo particolare negli ultimi mesi, perché possono arrivare a sorpresa delle minori entrate che potrebbero portare poi a fare invece un regolamento di saldo negativo. Perciò non è sempre negativo che ci sia, come è successo quest'anno. Io ho dei ragionamenti. Noi abbiamo alla fine chiuso bassissimo, 39.500, bassissimo, però ne avevamo anche una quota superiore che è andata a coprire altre situazioni, diciamo, di bilancio. Perciò guai se arrivassimo proprio al mese a metà di novembre a zero, perché se da metà novembre a fine anno succede un problema che una delle entrate che tu credevi che fosse certa non lo diventa più e non hai i soldi, diciamo, tu non riesci più a recuperare, chiudi in negativo invece di chiudere in positivo. Cioè, e l'attenzione è grande, quest'anno gli uffici hanno speso tantissimo, qualche giorno ha mandato anche una avanzo amministrazione, qualcosa che dovevamo tenere sbagliato, ma è stato noi li avevamo premuto molto, perché l'anno scorso c'era troppo, diciamo, avanzo di amministrazione, però quello fisiologico è bene che ci sia, che dimostra che poi si chiude il quadro in attivo dal punto di vista del consuntivo. Per quanto riguarda le opere del 2016, le vedremo nel Consiglio Comunale del 12, che vi è stato già notificato, proprio perché il problema che abbiamo è che almeno a normativa attuale, perché potrebbe anche cambiare,
devono essere finiti i lavori, non pagati, finiti i lavori entro il 2016, perciò è stata fatta anche una ricerca di opere di cui abbiamo già i progetti già finanziati prima o di facile esecuzione, visto che e li portiamo già la prossima settimana, ne parleremo giovedì 12, in modo che gli uffici possano procedere immediatamente, perché sennò tra le gare, tutto quanto, con un nuovo codice degli appalti che è venuto fuori, di cui stiamo ancora studiando per capirci qualcosa, principalmente nei servizi, capite, rischiamo di arrivare, e poi non ce la facciamo da questo punto di vista a chiudere lo spazio che finalmente quest'anno ce l'abbiamo. Ecco, credo che con le opere che abbiamo scelto i tempi ci sono per la realizzazione, l'imprevisto non possiamo mai contare, non abbiamo la sfera di cristallo, questo lo dico un po' di risposta. Visto che una minoranza che ha fatto la creazione di voto, lascio all'altra minoranza la creazione di voto, poi passiamo al voto. Certo, segno nostro di... Va bene, allora chi approva l'indiconto dell'esercizio finanziario 2015 alzi la mano. Chi è contrario, chi approva l'immediata esecutività alzi la mano, chi è contrario. Non ve le leggo perché quando parliamo di utenze sono state da parte dell'ufficio, diciamo la ragioneria, riportate in base alla contabilità nuova, è la stessa cifra che avevamo in bilancio, ma divisa su vari settori come si deve fare, perciò una variazione è quella di cui non vi chiederò di leggere delle cifre. Noi abbiamo avuto un'entrata maggiore di 6.208 euro che va nel 2017, che sono i proventi del mini golf, perché c'è stata una gara, c'è stata un'aggiudicazione, diciamo, maggiore da questo punto di vista, così anche come il canone della spiaggia pubblica attrezzata, che sono 22.500 euro. Poi invece, scusate, ho cominciato troppo avanti, e nel 2016 noi abbiamo una cifra molto rilevante, abbiamo un'entrata derivata a 5 per 1000, di 530 euro come entrata maggiore. Poi abbiamo una cifra di meno 196.500 euro di tasse, tassa sui servizi indivisibili. Se andate a vedere un altro capitolo c'è la stessa cifra che andiamo in meno allo Stato. Devo dire anche qui, vale benissimamente, i complimenti, poi dice che esagero, alla Anna, perché abbiamo fatto il bilancio il 29 di febbraio ed era quel dubbio che noi avevamo se poi le cose coincidevano, i dati del Ministero ci danno ragione, cioè nella realtà qui assistiamo al bilancio, ne prendiamo meno, abbiamo una minore entrata ma abbiamo una minore spesa di fondo di solidarietà, perciò il bilancio va bene dal punto di vista delle poste che era stato fatto dalla Anna, un po' da avere la sfera di cristallo questa volta tipo Aladino, avendo fatta prima, ma centrata a questo punto di vista. Abbiamo una maggiore entrata sulla TASI, 4.920 euro per partita arretrate, una maggiore entrata per sanzioni amministrative da 1.900.000 euro, poi 6.280 euro del mini golf di quest'anno e anche nel 2017, perché la gara era di 2 anni poi prorogabile, 1.050 euro di introiti e rimborsi verso il servizio personale, sempre l'entrata. Ecco, qui abbiamo questa, così la spieghiamo, abbiamo, e la trovate anche in uscita, noi abbiamo 49.000 euro richieste all'assicurazione del comune sulla responsabilità civile, 49.000 euro in uscita. Lì è successo che una domenica, ahimè succede sempre di domenica, ha preso fuoco il quadro elettrico del palazzetto dello sport. E c'è stato un intervento dei vigili urbani, i quali vigili del fuoco, il quale per maggior prudenza hanno tagliato tutto il collegamento con i pannelli solari, perché derivava. Questo ci ha creato un danno che non possiamo certo imputare ai vigili del fuoco, che hanno fatto il loro dovere. Probabilmente se fosse stato un giorno feriale, chiamando subito la ditta del comune, questo danno si poteva anche evitare, però qui c'è una certificazione di urbani, ma noi abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo isolato tutto. Per ripristinare tutto questo che è successo quel giorno, il costo è di 49.000 euro che noi iscriviamo a bilancio, avendo già fatto la pratica di richiesta di rimborso, assicurazione per incendi, perciò
io credo che sono l'assicuratore deve rispondere perché è uno dei casi, e abbiamo poi iscritto, diciamo, in uscita 49.000 euro per poter fare immediatamente i lavori, anche di sommorgenza. Perché questo? Perché se non fosse, forse siamo già addirittura intervenuti, perché se no i pannelli solari non producevano, avevamo un danno ulteriore dovuto al fatto che anche nelle giornate di sole, per quanto quando producono con lo scambio sul posto, diciamo, rispetto all'energia del palazzetto, questi non producevano perché tutti i collegamenti, diciamo, verso i pannelli solari erano stati recisi. Perciò in questo modo subito dopo questa variazione di bilancio possiamo finalmente far partire per somma urgenza i lavori, anche forse la faccio già partire perché poi c'è 30 giorni di tempo per regolarizzare. Canone della spiaggia pubblica attrezzata è stata la maggiore offerta, che incide per 21.000 euro quest'anno e 22.500 nel 2017. Restituzione depositi cauzionali, maggiore entrata di 650 euro. Beni di consumo per funzioni istituzionali e di rappresentanza, una maggiore uscita di 1.500 euro, e servizi amministrativi e professionali 3.000 euro. Limitiamo in variazione di bilancio perché quei capitoli non avevamo quasi nemmeno più le corone da comprare per il primo maggio, ecco, da questo punto di vista. Poi organizzazioni di eventi culturali avevamo meno 500 euro, utenze varie, impianti sportivi 5.000, altre iniziative per iniziative turistiche 2.000, utenze varie, utenze. E purtroppo abbiamo dovuto reperire altri 12.300 euro per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, perché il capitolo di bilancio che aveva messo a disposizione, fatti i conti, visto anche gli ultimi arrivi, non era sufficiente. Poi qui c'è una modifica, compartecipiamo meno, diciamo, al funzionamento dell'ambito sociale di Varazze, e nello stesso tempo poi troviamo una ripartizione diversa, diciamo, per quanto riguarda le spese che facciamo. 2.200 euro sono il servizio cimiteriale, poi troviamo questa uscita di nuovi 49.000 euro, che è quella, e poi 650 euro per spese contrattuali. Diciamo, abbiamo fatto la variazione di bilancio in modo particolare per la vicenda, diciamo, dei 42.000 euro e per i minori non accompagnati, perché poi dobbiamo anche pagare fatture a chi tiene, diciamo, in struttura, le altre sono piccole aggiustamenti. Per fortuna abbiamo avuto delle entrate maggiori, se no avremmo potuto fare. Mi fa interventi? Sono due cosette. Volevo chiedere, nel discorso dell'assicurazione per l'incendio avete messo anche il mancato di produzione? Come rimborso, la mancata produzione? No, perché non ce la daranno mai, perché non è prevista un'assicurazione. Ah, non è prevista un'assicurazione? Noi abbiamo un'assicurazione per i danni da incendio, non perché non produciamo sui pannelli solari. Beh, però se l'incendio crea un danno... Credo che non ce la riconosco. Vabbè, io vi dico, voi vedete se ha un senso chiederla, anche perché se il danno, l'incendio lo provoca l'impianto non produce, no, in teoria... Almeno gli uffici hanno previsto... Poi lei si occupa della situazione, quindi magari... Io credo che non ce la faccio. Vabbè, io lo dico, magari sì, provateci, ecco. Va bene. E poi una battuta, Servizi amministrativi, funzioni istituzionali 3.000 euro, no? Sì. Se non ho capito male, è software... per sbrogliare i verbali, quello? In parte sì, quello dei verbali, famoso verbali che noi dobbiamo... Quindi verranno dati a questa società? Sì. Ecco. Abbiamo due proposte e poi scegliere. Adesso, dato che mi sente anche il signor Mine, ecco, che sarà sgravato di questo pesantissimo lavoro... Perché è davvero pesantissimo, noiosissimo, pesantissimo, e tra l'altro... veramente assurdo che lo debba fare un responsabile del servizio, no? Perché lui è bravo. È buono. Però dai responsabili del servizio si pretende di fare lavori di qualità più alta, ecco, se no non sarebbero responsabili del servizio. Ecco, però mi immaginavo che, visto il sollecito, ecco, da una riorganizzazione in quel senso, in modo da poter distribuire questo tempo che verrà sicuramente recuperato con questo acquisto di software, cioè veramente con questo servizio
dato all'esterno. Bene, altri interventi? Sembra la solita posizione. Allora, chi approva alzi la mano, chi è contrario, chi approva l'immediata esecutività alzi la mano, chi è contrario. Integrazione articolo 18 del regolamento occupazione suolo pubblico, speriamo che sia l'ultima modifica perché abbiamo già modificato una volta. Allora, le modifiche, alcune sono state che è nato il problema che noi avevamo scritto nell'articolo 18 che coloro che dovevano rinnovare i DOR dovevano presentare una relazione tecnica. L'ufficio ci ha detto che la relazione tecnica per loro è interpretabile come una relazione di un professionista che poi nella realtà faceva una bella relazione e allegava le schede tecniche dei prodotti, i DPA. Allora l'ufficio urbanistica ha detto che è sufficiente che all'ufficio urbanistica arriva una scheda tecnica del prodotto, non abbiamo bisogno di far spendere altri 500.000 euro perché qualche di uno le firma. Dice, io quando ciò è una, le schede tecniche sufficienti. La seconda, che noi non sapevamo, credo nessuno, nemmeno gli uffici, che nelle famose sedie da regista, che sono usate, diciamo, anche se non esiste la tela grezza, e lì esiste una tela grezza anche plastificata, che perché le permette di lavare. Allora, a questo punto avremmo dovuto eliminare gran parte anche di sedie già presenti, che oggettivamente per noi vanno anche bene da questo punto di vista. Allora abbiamo aggiunto questa questione e abbiamo anche definito che oltre il colore neutro, che voi lo sapete, sono solo alcuni colori stabiliti, diciamo che sono il bianco e il nero, i colori neutri, possono essere fatti anche di colore tenue, perché non è che ci interessa proprio che siano bianchi o neri, diciamo, deve essere anche verdolino, cioè una cosa. L'importante è che abbiamo scritto colore tenue. Queste erano le modifiche che noi abbiamo portato in commissione. Nella commissione intersettoriale, diciamo, il gruppo Futurologi ci ha fatto una proposta, diciamo, di emendativa, di aggiunta, che noi abbiamo, come maggioranza, dopo aver discusso post-commissione, detto che siamo d'accordo, che è quella parte che dice i pubblici esercizi che abbiano ottenuto la concessione del suolo pubblico con parere scritto positivo da parte dell'ufficio urbanistica per quanto riguarda l'arredo, entrano e non oltre i 5 anni antecedenti l'entrata in vigore di questo regolamento avranno 36 mesi, non 18, ma 36 mesi per adeguare il DOR alle nuove norme, perché quelli sono quelli che alcuni che hanno avuto tutti i crismi, che sono stati bravi, ci hanno mandato tutto con tutti i team dell'ufficio, allora si è convenuto di dare un po' di più anche per ammortizzare quello che avevano messo. Noi abbiamo ancora aggiunto, per tranquillità, in modo che si capisca, i termini temporali indicati nel presente articolo si intendono decorrenti dalla data di prima approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale, perciò dal 7/5/2015, perché se non ci scrivevamo questa frase, cambiando anche il termine, perché si poteva interpretare che partiva tutto da questa sera, ma all'imprenditoria noi avevamo già comunicato che i termini erano scattati subito, però era meglio, un ulteriore specificare per non cadere, diciamo, in interpretazioni, no? Che potevano anche esserci, che i termini riscattavano sia i 18 mesi che i 36 mesi dalla modifica di stasera. Andiamo incontro anche a alcune problemi e esigenze che c'erano, cioè nel rapporto tra l'imprenditoria e l'ufficio urbanistica e anche l'ufficio vigile urbano si sono verificati. Mi fermo. Nessun intervento, però posso passare alla votazione. Chi approva alzi la mano, all'unanimità. Chi approva l'immediata esecutività, alzi la mano. Allora, vi ringrazio, la maggioranza non si muova. Ferma e tutti gli altri